luce palco mi piace. Se stai in una gabbia. Questo qua Raffaele è un mio amico. Chi è Raffaele? A lui piace Canellino, a lui piacciono belle, al contrario, all'opposto di me, a lui piacciono curate, affusolate. Tutti che puzzano, a lui piacciono belle, a lui si va buono. Sì. Perché lo tengo curato, perché non pensare che possono capire che puzza o tengo piede che puzzo. Cioè, è proprio una cosa mia personale. Vabbè, te l'ho detto, se tu cammini un poco per terra a me vanno bene. Ma sto camminando, come ti va, ma spiace. Questo devi vedere tu. Ma non posso scendere scalza, capito? Mi metto a camminare scalza in mezzo alla strada. No, tu mettili nei sandali per tutta la serata. Mi tiro una foto dei piedi della mia amica, ma traccia, vedi, però... già, ma... dai, se non li devi vedere tu. Ma io sono come San Tommaso, non ci credo fin quando non ci mette il naso. Ma in diretta lo trovo a far vedere, vero il pide? No, detto in diretta, ho detto in privato. Vabbè, fin quando non credi, no. Ma io te lo voglio far vedere. Mica ti offendi se te la faccio vedere qua. E perché ti offendi? Come vuoi non mi ti offendisse? Scusa, mi offendi io, noi. Chi è Enrico? Enrico? No, ma non li conosco, sono tutte persone che... No. Dal 39 in su. Allora, io sono alta, quindi porto un 41. Buono, ci siamo. Poi sono stata operata, quindi mi è rimasto il piede un po' gonfio. Perché? Questo è quando si mette i tacchi lei. Non ha la retta che... No, vabbè, ma questa è una foto presa da internet, bravo, è vecchia, bravo, non si porta manco più. Le conosco tutte ormai le foto prese da internet. Sai quante volte me l'hanno mandato? Hanno chiesto, Peppe. Mi fanno sempre le stesse domande. Hanno... I piedi delle vecchie? No. Come no? Perché che cambia? Sono brutte. No. Non mi piacciono. Non mi piacciono le vecchie. Ma no, ma non le vecchie, i piedi. Ma no, ma guardo anche la bellezza, io sono come gli altri uomini, che a chi piace, anche perché gli piace il seno, gli piace il sedere, gli piacciono le mani, gli piace il viso, mi piacciono i piedi. Vedi, non sei malato. Sì. Ti piace bene, ma assolutamente no. Ciao. No. Come valuti questa ragazza? La valuta dal piede, sempre sa destro di sinistro, vabbè, sì. No, non me ne frega dalla punta. Boh. E ci stai, esatto. Ognuno ha le sue fantasie, va giù. Sì. Ma lo fincatino. Beppe è di destra. Ma che c'è una piastra? Come ti fate bocca? No. Scemo, ma c'è il bocco. Ma dove vai, mo? Dove andate? Io per il mio paesino, sinceramente, perché sto a piedi, non tengo niente da fare e mi scuccio a casa. Va bene, io mo te l'ho detto, boh, vedi tu. Ma io sono la manager. Sì, lei è la mia manager. Ripeto, si tratta soltanto di questo, io non faccio nient'altro oltre che leccare e annusare. Non mi tocco nemmeno, non faccio niente. La mia soffrendo il soffro per il sollingo. No, il fidanzato è un po' come te, Peppe, il 39, il 43 diverso, no, ma non gli piacciono i piedi nel mare. Il fidanzato mi ha sempre i baci sui piedi, cioè, proprio come te. Il mio piede. Beh, allora vedi, già l'hai fatto questa esperienza. Come fidanzato però. Peppe, però senza video. Ti hanno no, quale video? Beppe, ma è vero che non li pensare, non li pensare, ma non li pensare, ma non è vero. Mi sfottono. Degli uomini, va giù. È brutto il piede dell'uomo, è proprio brutto, tipo guarda. Ma più della merda, guarda. Capi? Maro. Beppe, vi entrare e convinco la ragazza. Ma chi è? Ma non c'è bisogno che mi convincete voi, non è che se mi contattano 300 di loro mi convinco, eh?
Cali, no, ma io Cali non ce l'ho. Non ti posso aiutare su questo perché sì, ho il piede curato. Peppe, ma posso fare la tua manager? Sì, però a fatti, no, a chiacchiere. Come a fatti? Ma non sto cercando. A fatti, rispondo io alle domande per te. Ti prendo io gli appuntamenti e poi te li dico. Ma io però me li devo portare qua, io non guido, non mi posso spostare. Quando ti devi far sì. Trovare sulla gomero, eh? Ah, però vicino te l'abbiamo prendere, perché poi sul gomero come te le portiamo? Questo tuo amico lì, piacciono i belli? Solo brinzole e basta, no vecchie? Il mio amico ce l'ha la macchina, però lui non è che ci sta sempre, perché lui lavora, c'ha una vita normale rispetto a me. Io prendo la pensione, non faccio niente dalla mattina alla sera, quindi mi posso permettere di fare questo per tutto il giorno. Ma io abitate, mi devi credere. Vediamo questo piede curato, dice mio amico. No, in diretta no, ragazzi, in diretta no, perché come a lui piacciono i piedi non curati, ci stanno persone che piacciono i piedi curati. E io sono scema qua, perché questa è Raffaella. Che faccio vedere un permesso. Vabbè, tu dopo fammeli vedere in privato. Ma non guidi più il motorino, Peppe? Sì, ma non mi allontano, non è affidabile, è vecchio. Guarda, non ti va mai rimanere a Peppe. Aspetta, Peppe, ha detto questo ragazzo, Peppe mi ha già di 37 anni, un piede per lei. Per info contattami nei DM. Ti aspetto, no, stiamo a Torino con le amiche. No, 37 anni. Ciao. Perché ma paghi le tue ragazze, Sira? Vabbè, ovviamente non credo che se lo fanno fare gratis. Scusami. I prezzi in diretta. Ho detto. Ma i prezzi in diretta li puoi dire, Peppe? So, qua sì, lo posso su TikTok, okay. Non lo posso dire, qua sì. E quanto dai? 30 euro le gare, 20 euro se invece le adoro soltanto, senza le gare. Però prima davi di più, eh? Fin quando? Ma una volta, 10 anni fa. Ma come andavo in casa? Amo, vedi però. Sì, vabbè, aspetta. Vabbè, io ti stacco perché devo scendere. Vabbè. E dopo mi fai l'indirizzo di mandarmi una video con me. Sandalo, un po' col tacco, poi stasera mi ritiro e ti mando la foto, vabbè? Ciao.